Buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di ETG Sport, la nostra rassegna quotidiana con lo sport nazionale e locale, con particolare riferimento a tutti gli atleti, le formazioni marchigiane. Vi ricordo che siamo in onda anche sulla nostra app e sul nostro sito. In apertura un ampio spazio dedicato al calcio e in particolare alla Lega Pro, perché se nel weekend appena concluso, quello di domenica, le formazioni marchigiane hanno avuto poco fortuna, ad eccezione dell'Ancona che ha fatto suo il derby contro la Fermana, tutte le altre avranno qualcosa da cercare di invertire il trend dell'ultimo turno, e siamo appunto alla vigilia di un turno infrasettimanale particolarmente interessante che vedremo nel dettaglio tra qualche minuto. Però prima andiamo a riepilogare un po' quello che è accaduto, partendo anche grazie ai nostri contributi con le interviste. E ripartiamo proprio dall'Ancona, dai biancorossi, nel post match del Conero. Alberto Spagnoli, uno dei match winner della sfida, ha detto queste parole sul percorso di crescita dei biancorossi e sulla vittoria nel derby contro la Fermana. Lo ascoltiamo. Sono contentissimo per il gol tra le mura amiche, diciamo. Ovviamente sì, nello sviluppo dell'azione ho visto la palla arrivare verso Alessio e ci ho creduto, mi sono buttato dentro, poi la palla è arrivata veramente con i giri contati, precisi, ho messo il piattone e poi è andata a buon fine. Arrivavamo da un periodo un po' così, poi comunque la partita di Reggio ci ha dato segnali positivi, ovviamente non è arrivata a livello di punti, però oggi siamo entrati, secondo me, col piglio giusto. Siamo stati sul pezzo tutti i 100 minuti, secondo me. Ovviamente c'è anche l'avversario in campo, al di là del fatto che eravamo un uomo in più, secondo me ci sta anche soffrire qualcosina. Ovviamente non puoi dominare la partita al 100%, quindi siamo stati bravi, secondo me, a tenere il risultato. Poi possiamo parlare di 3-0, 4-0, 5-0 e via dicendo, perché ovviamente da fuori sembra facile che ogni palla si può buttare dentro e perché sei un uomo in più, però secondo me il risultato è anche giusto. Deve arrivare anche da noi attaccanti questa mentalità. Ovviamente prendere un gol fa rosicare, nel senso che per come stava andando la partita potevamo addirittura non rischiare, nel senso la mentalità è quella di cercare di non far calciare l'avversario in porta. Poi Vitali oggi ha fatto anche una gran parata su Fischnaller, mi sembra, e quindi anche lui non si meritava, secondo me, di prendere gol. Poi ovviamente è arrivato, negli ultimi minuti abbiamo cercato di proteggere palla in bandierina, far salire la squadra e comunque dobbiamo portare a casa i 3 punti, vuoi non vuoi, quindi il modo poi in certo senso è anche relativo. Il modo è relativo per Spagnoli, quello che contavano erano i 3 punti, almeno per questa vittoria nel derby, che ha visto uscire tutto sommato bene anche la Fermana, che ha costruito e ha avuto le sue belle chance per provare a portar via dal Del Conero. Sempre rimanendo in tema di stadio dove giocano i biancorossi, leggiamo la notizia di giornata, perché come possiamo vedere l'Italia Under 21 arriverà al Del Conero, la nazionale sarà allo stadio sabato 19 novembre alle 17:30 per una partita amichevole. L'Italia incontrerà in particolare la Germania. Gli azzurrini torneranno ad Ancona dopo 14 anni di distanza dall'ultimo incontro disputato l'11 ottobre del 2008. Sono intervenute le autorità comunali, sono intervenuti anche altri soggetti nella giornata odierna. Poi per domani dovrebbe essere attesa la comunicazione ufficiale della FIGC. Ora ritorniamo alla Serie C, andiamo ad ascoltare, o meglio, le parole di Sassarini, il tecnico della Vis, che nonostante abbia incassato una sconfitta pesante per mano del Rimini, un 5-0, il tecnico ha visto delle note positive almeno all'inizio, poi purtroppo invece la sua formazione ha ceduto il passo. Lo ascoltiamo nel post partita. Secondo me non siamo neanche partiti malissimo, anzi siamo partiti solo bene, abbiamo avuto anche 2 situazioni per fare 1-1. Poi abbiamo preso questo 2-0 discutibile e poi abbiamo peccato di gioventù,
e siamo scesi di agonismo, di attenzioni, e quando fai questo con una squadra forte come il Rimini non puoi che capitolare. Dobbiamo far tesoro, dobbiamo crescere sotto questi aspetti, perché siamo una squadra estremamente giovane che ha questi alti e bassi che fanno parte di purtroppo di una squadra giovane, ma che sono un percorso da fare. Abbiamo un'enorme amarezza, perché ci tenevamo davanti alla gente che è venuta da Pesaro di fare una partita diversa, eravamo consci di poter fare una partita diversa. Nella mia coscienza c'è che le scelte di campo erano purtroppo obbligate, non erano scelte dettate dal sottoscritto, ma dal mutilamento del centrocampo avvenuto settimana scorsa, dove mi sono palesemente arrabbiato, perché abbiamo degli equilibri, oggi non avevamo equilibri, ma non avevamo scelte. Facciamo queste debatte che vanno assolutamente migliorate, assolutamente, perché non è concepibile fare queste figure, non è nel mio DNA, nel DNA della società, nel DNA dei tifosi, quindi dobbiamo capirlo. E questa enorme amarezza, abbiamo la fortuna che mercoledì giochiamo, dobbiamo trasferirla a mercoledì in casa, perché abbiamo una buona classifica e vogliamo crescere e continuare a fare quello che nelle giornate migliori abbiamo fatto. Crescere sì, e anche cancellare debacle simili, perché naturalmente un 5-0 può portare anche delle conseguenze, degli strascichi a livello mentale, e dunque la formazione di Sassarini, la Vispesaro, proverà a rilanciarsi nel turno infrasettimanale di domani. Ora ci concentriamo invece sulla Recanatese, che contro la Lucchese ha pareggiato per 0-0 con non poche recriminazioni anche da parte del patron Guzzini nel post partita e del tecnico Pagliari, che hanno comunque commentato il risultato, un pareggio che appunto fa muovere la classifica e che tutto sommato può far ben sperare per il prosieguo del campionato. Purtroppo sì, purtroppo non è la prima volta che capita, perché anche con le Cesena abbiamo avuto un chiaro rigore che si vede dai filmati, come quello di oggi, che chiaramente è stato netto e l'arbitro a non troppa distanza, direi anche a poca distanza. Non possiamo essere penalizzati in questo modo con il gioco che stiamo sviluppando, con la società che chiaramente sì è una società che per la prima volta è un new entry, ma insomma pagare così caro questo avviamento, questo periodo, è una cosa che chiaramente non ci fa onore. E pertanto gli errori ci possono essere da parte di tutti, ma chiedo insomma una maggiore attenzione da parte degli arbitraggi, perché riteniamo che meritiamo maggiore attenzione come società, come serietà, come responsabilità e come fatto sportivo, che poi alla fine è quello che conta, penso, per tutti noi. L'atteggiamento è stato giusto, per quanto si possa riuscire a giocare su questo campo, che pensando al mio vecchio al Via Regina, quando giocavo io mi veniva un po' le lacrime agli occhi, perché è veramente un campo impresentabile. Al di là di questo, i ragazzi hanno dato tutto. La Lucchese non ricordo che abbia fatto un tiro se non al 90esimo, e rischia anche in questo momento qui di magari di non prendere anche il punto. Però l'atteggiamento è stato giusto, chi è entrato ha fatto bene. Ci è mancato lo spunto, secondo me l'avevamo trovato. Io non commento mai gli episodi, perché mi faccio difficoltà a allenare la squadra. Allenare, non è che posso allenare gli arbitri, ragazzi, dalla sua posizione non l'ha visto. Però ripeto, l'importante è l'impegno, la voglia. Mi dispiace per i ragazzi che oggi meritavano e avevano una voglia di vincere, però questa è la strada giusta e dobbiamo seguitare in questa maniera. È la strada giusta, le parole di Pagliari alla vigilia del turno, il nono di campionato, che va in scena in infrasettimanale con la Recanatese, che sarà impegnata domani alle 18 sul campo del Pontedera, la Vispesaro che invece incrocerà la Lucchese con lo stesso orario, la Fermana invece alle 21 riceverà a Recchioni la visita casalinga del San Donato Tavarnelle, mentre l'Ancona sarà impegnata nella lunghissima trasferta di Olbia, sempre alle 21.
guardiamo tutto il quadro completo della giornata con Imolese Carrarese, Aquila Montevarchi Virtus Entella, Fiorenzuola contro Gubbio, poi ancora il big match in serata tra Siena e Rimini, Alessandria contro Torres e Reggiana contro Cesena, a proposito di partite di un certo livello. Ora una piccola notizia, o meglio scusate, una notizia che proviene dal campionato di eccellenza, in realtà non piccola nelle conseguenze, perché c'è stato l'esonero del tecnico del Marina Calcio, ovvero Igor Giorgini, che è stato ringraziato dalla società per l'impegno e la dedizione profusa, ma purtroppo ha pagato l'andamento negativo di questo inizio di campionato, che poi hanno portato la società rivierasca alla decisione fatale per quanto riguarda l'esonero di mister Giorgini, la sfida persa contro il Montefano, allenato da Nico Mariani, del quale allenatore era il secondo proprio a Marina nella passata stagione di eccellenza. Ora ci spostiamo, ci trasferiamo nella pallavolo, perché era un fiume in piena al termine della partita contro Modena. Il coach Blengini, una bella vittoria, una netta vittoria della Lube Civitanova, ma ha fatto il pompiere nel post gara, perché naturalmente ha detto: siamo un cantiere in costruzione, c'è ancora tanto tanto da lavorare e andiamo piano con gli entusiasmi, anche se naturalmente non poteva che essere soddisfatto di questo successo dei suoi. Lo ascoltiamo. Calma, calma ragazzi, calma, perché non bisogna passare, no, da un estremo a un altro. È una squadra che è in costruzione e la costruzione è di diversa natura. Poi è in questa fase è stata anche complicata dall'assenza di giocatori, quindi costruire quando non hai tutti a disposizione diventa complicato. Quindi c'è una costruzione che riguarda, non so, faccio un esempio così sono più chiaro. Il rapporto tra palleggiatori e attaccanti, ok? E quello va col tempo e quello si lavora tutti i giorni al di là delle esercitazioni. Poi c'è un tema che riguarda il sestetto, va bene? Che è un tema che questa squadra sta iniziando a lavorare ora, perché le prime due partite non avevamo molte alternative di sestetto, perché avevamo per diversi motivi diversi giocatori indisponibili. Quindi sta iniziando su questo argomento a lavorarci adesso, ok? Riportando i giocatori nei propri ruoli, trovando degli aggiustamenti dove ognuno dà un contributo per le cose che fa meglio, ok? Quindi Ivan, che è un buonissimo ricevitore, ha giocato ricettore, adesso è nel ruolo di opposto, ma dà una mano in ricezione, perché quello, la squadra di quello si può avvantaggiare, no? Del suo contributo. È chiaro che fare tutto questo durante il campionato è ulteriormente una complicazione, perché poi sappiamo bene quanto i risultati, al di là di tutte le parole che facciamo, condizionano non solo il lavoro quotidiano, ma anche la fiducia che i giocatori hanno in quello che stanno provando a modificare, a correggere, eccetera. Per questo dico, non aggiungiamoci anche delle conclusioni affrettate, né in un senso né nell'altro, perché sono elementi di, lasciatemelo passare, non è una polemica né una critica, di disturbo al lavoro, nel senso alla crescita, alla ricerca dei meccanismi, alla ricerca del sestetto, alla ricerca delle eventuali alternative al sestetto che può essere quello di base. Io l'ho detto all'inizio, avere molte possibilità è una virtù, ma bisogna fare molta attenzione a che non diventi un pasticcio, ok? Perché le squadre hanno anche bisogno di una stabilità su cui lavorare, su cui sbagliare, insistere, e questo stiamo cercando di fare. I prossimi impegni della Lube Civitanova: è cambiato il calendario e giocherà la formazione di Blengini giovedì, dopodomani alle 20:30 in trasferta contro l'Itas Trentino, l'anticipo del quinto turno, poi domenica alle 18 all'arena di Monza la formazione di Civitanova affronterà la Vero Volley, mentre giovedì 27 ottobre di nuovo alle 20:30 per l'anticipo dell'undicesimo turno, tappa casalinga all'Eurosole Forum contro Perugia. Questa era la nostra ultima notizia, io mi fermo qua, l'informazione continua sulle frequenze di ETV Marche, da parte mia un buon proseguimento di serata e arrivederci.